Ciao a tutti amiche ed amici di YouTube, benvenuti, bentrovati per un nuovo video. Prima di tutto, aspetta, mi sono confusa, il caldo, recitiamo i nostri mantra. La vita ti ama, ma la vita vi amo anch'io, baci a tutti quanti, ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie, lo pono buono incessante per il nostro gemello, grazie universo perché mi dà esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine è la chiave dei miracoli e... Per 21 giorni, 3 volte al giorno, il mantra legato invece alla ferita di tradimento. Non è colpa mia se mio padre o mia madre mi hanno tradito, sono meraviglioso così come sono e merito tutto l'amore del mondo. Ho fede e fiducia in me stesso e in un universo di infinita abbondanza. Allora, oggi, ovviamente, detto questo, l'invito ad iscrivervi al canale, like se il video vi piace, commentate, eccetera, eccetera, ma adesso ne disquisiamo cammin facendo. Ovviamente, in sovraimpressione trovate anche il numero per chiedere informazioni per un consulto. Direi di iniziare subito, vediamo cosa c'è oggi per voi. Wow, vediamo le energie, le vostre energie. Prima, le energie di questa persona, in che direzione sono adesso? E in che direzione stanno andando, direi, no? Allora, aspettate. C'era la musichetta? La rimettiamo? Vediamo se la becco, la rimettiamo. Se no, niente. Eccola. Dovremmo averla qui. Un pelino di musichetta dovrebbe esserci. Solo che io poi lo capirò in post produzione, quello che sentite. Allora, le energie di questa persona. Vediamo un po' dove stanno adesso, dove erano, dove sono e dove stanno andando. Quindi cerchiamo prima di tutto di capire, rispetto alla persona che state pensando, come si muove nel mondo delle energie. Allora, non esce da sola. Vediamo un po'. Dov'era? Orfani, quindi vi siete mollati, come qualcuno che patisce in modo particolare proprio questa ferita di mix tra abbandono e rifiuto, potremmo considerare, un mix di entrambe. Attualmente questa persona porta un'energia del ripulire, ok? Quindi può significare che sta mettendo ordine. E dove sta andando? Non è che possiamo dire che sta andando in una direzione di chissà quale concludenza o con una meta precisa, direi che un pochettino sta a girarci in tondo. Però noi non ci soffermiamo, solamente aspettate che avevo anche preso anche degli altri mazzi di carte, li metto qui così li utilizziamo chiaramente cose servono. Allora, parlavamo quindi dell'energia degli orfani. Allora, gli orfani, quando diciamo, ecco, c'è questa carta, no? Che è anche un archetipo, quello dell'orfano, no? Ci parla di cambiamenti, no? Di evoluzione, di dedicarsi anche a una crescita voluta, ma anche non voluta, tutto sommato, no? Quindi la necessità di avere degli appoggi. Probabilmente questa persona a una certa sentiva di avere bisogno di contare su qualcuno e di contare magari, ecco, su di te, per esempio, no? Solo che a una certa, evidentemente, probabile che tu, dal suo punto di vista, hai fatto un volta faccia, gli hai detto torno tra 5 minuti e l'ha lasciato in orfanotrofio, nel senso che magari nel momento in cui di maggior bisogno questa persona ha sentito che da parte tua non c'è stata quella comprensione. Quindi questa persona in passato si è sentita ferita da determinati tuoi comportamenti, anche delusa, passami il termine, e ha sentito anche, come dire, ecco, di non meritarsi di essere trattata in quel modo da te. Diciamo che dal suo punto di vista questa persona in passato ha come compreso che non stavate condividendo proprio gli stessi valori, e non stavate capendo reciprocamente il punto di vista dell'altro. Sicuramente lui non si è sentito capito, ma non ha neanche capito perché tu ti sei comportata in un certo modo, ok? Quindi è come se voleva mostrarti la sua intimità, ma quell'intimità, come dire, è stata rifiutata. È come quando uno c'ha un bambino, un figlio, e dice, beh,
mio figlio ha bisogno di tutto, non me ne posso occupare, me ne faccio, faccio sì che se ne occupi qualcun altro, no? Alla certa comunque questa persona si è fatta anche coraggio, tutto sommato, no? Perché diciamo che ho un po' anche capito, per esempio, rispetto a questa situazione che può essere accaduta tra voi, che non si deve compiacere gli altri con certi artifici, cose, diciamo, edulcorate, mettiamola così. Non serve scendere a patti, scendere a compromessi, non vale neanche la pena, non ne vale neanche la pena. Ha capito questo. Se quel non ne vale la pena riguarda totalmente, totally, quindi i sentimenti, l'amore, una donna, un uomo, quello che è, questo lo capiremo adesso man mano che vediamo le carte, se le carte vorranno farcelo capire. Io come sempre vi raccomando, mettete like, perché più like mettete, più commentate, più interagite col canale, più YouTube, meglio algoritmizza, diciamo, ecco, nella piattaforma i video del canale, quindi arrivano altre persone che vedono i video, possono anche, diciamo, in qualche modo portare quelle che sono le loro energie con delle letture più articolate, con altri punti di vista, con altre cose. Ecco, quindi serve anche questo dinamismo da parte vostra. Tornando alla nostra lettura, c'è questa energia del ripulire, mo sta musica è troppo alta, mi dà fastidio pure a me. Con il ripulire, certamente, ecco, possiamo parlare di cose che non servono più, ok? Quindi, secondo me, il primo aspetto del ripulire può aver avuto a che fare con faccio a meno di te, facciamo pulizia. Quindi, probabilmente questa persona si è anche allontanata, cambiando aria, e a un certo punto gli è anche servito per guardarsi dentro, per capire veramente quello che desiderava, capire cosa poteva avere in mente, togliere via molto del vecchio, molta ruggine, molta polvere, e portare una certa aria fresca. Quindi anche con l'idea di fare un inventario di quello che uno desidera fare, cosa è vero, cosa non è vero, cosa va pulito, cosa è sporco, cosa invece, diciamo, e così può portare avanti, diciamo, nel proprio bagaglio esperienziale. Quindi in qualche modo questa persona sicuramente c'è stato un tratto in cui ha detto sì, è vero, tu mi hai lasciato, diciamo, col cerino in mano, sai che c'è, pulizia, ti butto via nella spazzatura, nell'indifferenziata, via, non ho bisogno di te, non mi interessi più. Quindi si è liberata di te come di un peso, quindi come se tu fossi un qualcosa da gestire alla quale non ha voluto dedicare tempo, risorse, neanche voluto capire perché ti sei comportata in un certo modo, non, forse non te l'ha neanche voluto dire, o tu in un certo momento non hai voluto ascoltarlo, insomma, probabilmente, diciamo, ecco, sono successe, diciamo, ecco, dei malintesi, o forse avete anche capito benissimo, chissà, perché se una persona non ti risponde sicuramente in quel momento non ti vuole sentire, no? Rispetto alla situazione, e anche adesso, tutto sommato, perché questa è l'energia del momento attuale, sembra che questa persona in qualche modo porta l'energia del ripulire, quindi sa, cioè la pulizia l'ha fatta in questo momento, quindi tra voi è finita, non fa parte più della tua vita questa persona, né tu fai parte della sua, ok? Quindi non so dirti se in realtà ti pensa, se non ti pensa, questo magari cercheremo di capirlo. Sicuramente questa è una persona che, ripeto, non ti ha lasciato, o non ti vuole lasciare nella sua memoria a occupare spazio. Se fossi una chiavetta non occupi manco un giga, manco un gigabyte, niente. Il futuro, il girare in tondo, potrebbe essere un futuro imminente, potrebbe essere anche un futuro un po' più distante, ma generalmente non è un futuro, come dire, ecco, distantissimo, perché parla di energie in divenire rispetto a questa pulizia di oggi. Potrebbe essere anche per dire domani. Oggi ho pulito, ma dove sto andando? Il girare in tondo, ok? Quindi la connotazione a spirale degli eventi o di quelle che sono le sue energie ha a che fare rispetto ad una lezione che lui non ha assimilato, è evidente. Ecco che non serve fare la pulizia, non sono andate bene le pulizie, ok? Quindi probabilmente determinate cose vanno chiarite o riviste sotto sotto un'altra prospettiva. Quindi dice: come mai io ho fatto le pulizie,
mi ritrovo qui, mi ritrovo magari ecco in procinto di vivere magari ecco le stesse dinamiche, no? Come mai questa cosa mi è così familiare? Come mai rifaccio sempre la stessa cosa, mi trovo a ripetere lo stesso schema con la stessa persona? Quindi già te lo dico ora, per allora ci sono cascato di nuovo, direbbe Achille Lauro, no? Rispetto a questa vostra frequentazione. Quindi in qualche modo questa persona va anche a comprendere, o una parte di questa lezione può avere a che fare con il fatto che quella persona, ossia tu, potresti essere parte di un progetto rispetto ad una evoluzione di questa persona spirituale, no? Per cui dal momento che lui l'ha, come dire, ecco, skippata la lezione, ok? Magari tu l'hai lasciato da solo perché questa persona, intanto, non è un bambino e su certe cose evidentemente dovrebbe cavarsela da solo senza chiedere degli appoggi, probabilmente. Mi viene in mente questo. Però una cosa è certa, c'è una lezione ancora da imparare che doveva capirla, impararla questa persona illo tempore, ed evidentemente non l'ha fatto pensando faccio pulizie e via, ho risolto le cose, butto tutto, butto il telefono, butto scheda, butto tutte cose e via. Allora andiamo a vedere cosa c'è stato tra voi. Cosa ci raccontano le carte? Cosa c'è stato tra voi? Ah, Fante di denari. Beh, non c'è stata un qualcosa che stava germogliando. Non si può dire che questa era una relazione, come dire, ecco, di lunga durata, o perlomeno, diciamo, ecco, sai, di quelle situazioni, come dire, ecco, dove avete costruito delle cose. Magari c'era, come dire, ecco, quel seme piantato con delle intenzioni di fare delle cose, però doveva appunto sbocciare qualche germoglio, no? Quindi servivano delle cure, era una cosa ancora un po' come alle prime armi. Vediamo lui com'è verso di te. Ah, abbiamo il 9 di coppe. Allora, sicuramente tu gli piaci. 9 di coppe è una carta che dice: io con te stavo bene. Stavo bene io, non so se stavi bene tu, ma io sì. Potremmo ridurlo un po'. In questo modo, quindi verso di te la sua posizione è di chi gli potrebbe far piacere vederti, parlarti, stare insieme a te. Vediamo che idea si è fatto. 5 di spade. Ah, già qua le cose, come dire, ecco, prendono una piega che non è proprio la più bella. 5 di spade è una carta che dice: le cose sono andate male, fallimento, come dire, ecco, forse lei può avere di meglio rispetto a me, forse lei, diciamo, ecco, non mi vede come voglio essere visto, anche questo mi viene da dire, eh. Ha fallito. Vediamo cosa gli piace di te, visto che gli piaci. Cosa gli piace di te? Fante di coppe. Guarda, gli piace la tua freschezza, la tua genuinità, gli piace il tuo essere gentile. Il tuo essere anche, come dire, ecco, non una persona, come dire, ecco, sai, di quelle che hanno troppi, come dire, ecco, troppe pretese, troppe, una mentalità sentimentale molto arzigogolata,
Gli piace la tua semplicità, sicuramente questo è un aspetto essenziale. Ti posso anche dire che, diciamo, gli piace anche che è come se tu a volte sei una bambina, no? Quindi il tuo vederti genuinamente innamorata, quasi in maniera adolescenziale, questa cosa gli piace di te. Il tuo buttarti come se avessi 15 anni, cosa non sopporta? Ok, abbiamo qua l'eremita. Non sopporta, forse tu a volte sei una persona troppo prudente, sei una persona troppo che tende a isolarti, a stare per i fatti tuoi, che vuoi fare sempre la cosa giusta, che sei sempre molto... potremmo dire che è come se tu fossi in un certo senso un battitore libero, ma è anche il tuo essere una persona saggia. Una persona che se non è saggia cerca comunque, ecco, di fare le cose per prendendosi il tempo per capire cosa è meglio fare, cosa non è meglio fare. Sicuramente non sei una persona impulsiva. A lui questa cosa, come dire, ecco, non piace, come se tu sei una persona che ci pensa troppo, a volte come se facessi il Giacomo Leopardi dei sentimenti. Cosa non vorrebbe cambiare? Qua abbiamo anche, vi volevo anche segnalare questa cosa dell'eremita, che in questo mazzo di carte abbiamo un eremita che ha segnato il terzo occhio, ok? Certo, l'eremita è qualcuno che ha discernimento rispetto al di là delle apparenze, ma generalmente chi guarda profondamente generalmente è la papessa. Nel caso dell'eremita, cosa possiamo dire? Che evidentemente rispetto a te, che poi io non è che scelgo i mazzi di carte a caso, cioè sembra che li scelga a caso, però poi quando vado a fare la lettura mi rendo conto che effettivamente mi sono sentita ispirata a prendere un mazzo di carte anziché un altro. Infatti in questa eremita cosa si vede con questo terzo occhio? Che a lui di te questa cosa che non sopporta è legata al fatto che è come se tu fossi una persona estremamente intuitiva. Come se legata al terzo occhio significa che tu vedi chiaramente le cose, che, come dire, non ti sbagli mai, no? Quindi non è solo la saggezza, l'introspezione, il discernimento, vedere al di là delle apparenze, vedere in un modo come gli altri non riescono a vedere, come se tu, non dico ci fossi già passata, ma quantomeno, ripeto, una persona estremamente intuitiva, una che la sa lunga, anche se in realtà tu non sei così. Questa cosa invece non la sopporta, ti vuole una persona, diciamo, ecco, più ingenua, più fricchettona, se possiamo dirla in questo modo. Scusate, questa è venuta girata. Cosa vorrebbe cambiare? Abbiamo qua il 4 di coppe, c'è una situazione tra voi due legata a un cambiamento che lui desidererebbe. Il 4 di coppe parla di blocco emotivo, anche di noia, quindi probabilmente, vedi, qua abbiamo l'uomo che pensa, è proprio una scultura. Quindi potremmo dire che è una persona che vorrebbe sicuramente, diciamo, ecco, più scambi, no? Vorrebbe togliere i blocchi che ci sono tra voi due, soprattutto dal punto di vista emotivo. Vero è che c'è stato un punto in cui non vi siete capiti, quindi in realtà secondo me questa persona desidererebbe essere capito e non sopporta probabilmente che... Vero, sei ingenuo e fino a lì lo posso capire, ma siccome tu ci vedi veramente al di là dei raggi laser, dei raggi gamma, dei raggi X, come fai a non vedere queste cose, a non capirle? Ecco perché non le sopporta, no? Vediamo perché non andate d'accordo. Perché non andate d'accordo? Come mai non andate d'accordo? Abbiamo un 10 di spade. Ma diciamo, più che non andate d'accordo, qua è finita. Quindi voi ci avete messo effettivamente un punto. Anche, vedi, in questo mazzo di carte abbiamo niente poco di meno che la croce. Quindi anche il portare, il farsi carico di una certa sofferenza. Guarda, non c'è resurrezione senza un sepolcro e non c'è sepolcro senza una croce. E non c'è morte senza una croce. Quindi probabilmente... non andate d'accordo perché non avete intenzione di crocifiggere, come dire, ecco, il vostro ego, la vostra personalità strutturata, ok? Ma direi quando si tratta di croce muore tutto,
muore anche la parte divina, se si può dire così, solo che essendo divina non è che la morte la può trattenere, ecco perché c'è poi il Cristo risorto, no? Quindi il datore di vita non può rimanere nel regno dei morti. Quindi si tratta principalmente, ecco, di questo col 10 di spade. Non andate d'accordo perché probabilmente la prima cosa che fate è andare sulla parte logica, riempirvi la testa di pensieri, vedere tutto nero, vedere sempre in maniera apocalittica e catastrofica e non vedere mai la resurrezione, vedere solamente, come dire, con la parte del dolore, la parte del dolore, la parte peggiore del dolore. Allora, vediamo se ci sono di mezzo anche terze parti, se ci sono di mezzo altre persone. Abbiamo un 3 di denari, beh, direi che ci sono di mezzo delle altre persone. Potrebbero avere a che fare con anche un tessuto sociale, un humus, un terreno dove ci sono le radici. E da lì, come dire, ecco, c'è una sorta anche di, forse ecco, cose legate anche a dei progetti che c'erano stati prima, così come, vedi qua c'è le radici, il germoglio, potrebbe essere un'altra famiglia, per esempio, no? Potrebbe essere un'altra pianticella, ok? Quindi sì, sicuramente ci sono delle interferenze che hanno a che fare con l'alberello genealogico, mettiamola così, e anche con le radici, quindi rispetto a quelli che possono essere i retaggi culturali, ma anche legati a delle costellazioni familiari, certamente ci sono dei problemi. Tra l'altro con il Papa potrebbe anche avere a che fare proprio letteralmente con un matrimonio, visto che esce proprio questa carta come un tunnel, no? Qui abbiamo un lungo corridoio che deve vedere la fine, la luce, l'indicazione, dice si va per di là, quindi credo che principalmente le interferenze abbiano a che fare con delle situazioni legate a un passato matrimonio, a un presente ancora matrimonio. Vediamo chi sei tu per questa persona dal punto di vista logico, emotivo, sociale. Chi sei tu per lui dal punto di vista... Tre carte. Logico, emotivo, sociale. Quattro di spade. Oh, quante spade, guarda un po'. Tanto c'è anche un arcano maggiore, quindi dal punto di vista logico tu a questa persona la fai impazzire. Che a volte può essere un bene, a volte può essere un male. Diciamo che questa persona non sa che pesci pigliare. Questo significa impazzire, cioè è come se perde i suoi punti di riferimento, quindi perde l'orientamento, perde la bussola, perde, gli manca il terreno sotto i piedi. Infatti magari in questo mazzo di carte non si vede, generalmente il matto è colui che si butta. E probabilmente in questo caso non c'è nessuno, come dire, ecco, che si butta. Ecco il senso di smarrimento, no? Rispetto alle... Qua abbiamo anzi i quattro simboli, no? Degli elementi. L'aria, il fuoco, la terra e le acque. È proprio questo, è come se tu portassi in questa persona un totale squilibrio rispetto alle parti in ombra, rispetto alle parti in luce, di quella che potrebbe essere, o potremmo definire, l'equilibrio umano, la croce degli elementi, quindi le passioni, il fuoco, l'azione, il fare, la stabilità, i miei pensieri, lo scombussoli totalmente dal punto di vista logico. Questa persona non riesce sicuramente a confrontarsi, ma manco con se stesso. Dal punto di vista emotivo, ecco, c'è anche molta sofferenza. Tempesta, qua tu questa persona riesci a turbarla, direi anche parecchio, però il 3 di spade, come diciamo tutte le carte di 3, sono carte, come dire, ecco, di movimento, nel senso è una sofferenza sì, ma non è ultima e definitiva come il 10 di spade, perché evidentemente voi quando vi lasciate è l'ultima volta, cioè nel senso non torneremo mai più assieme. In realtà non sarebbe così, perché sono sofferenze, ripeto, egoiche, ma che sarebbero anche rimediabili, a dire il vero, no? Quindi dal punto di vista emotivo questa persona in questo momento sicuramente soffre, lo fai soffrire. Dal punto di vista sociale questa persona direi che potremmo dire che non è che sta proprio benissimo, ha passato brutti periodi
brutti momenti, ha fatto tante battaglie, tante lotte, ha avuto tanti problemi. Potremmo dire che dal punto di vista sociale questa persona è vista come uno che sta andando verso dei miglioramenti, verso una guarigione, verso la possibilità quantomeno, ecco, di un miglioramento, ecco, nella sua vita rispetto alle parti che erano appunto malate, ammalorate, come le pensiline. Che intenzioni ha questa persona? Cerchiamo di capirlo. Che intenzioni ha nei tuoi confronti, visto che abbiamo ancora delle lezioni da imparare? Allora, asso di coppe, beh, direi intenzioni abbastanza palesi. 10 di denari, ammazza, questo se vuole sistemare con te. E abbiamo anche un 8 di spade, ecco, e qua cambia un po' lo scenario. Diciamo, fondo mazzo abbiamo il giudizio, quindi ci sarà un rinnovamento. Sicuramente le sue intenzioni vanno in quella direzione, ecco, quel girare in tondo, no? Sicuramente qua le carte ci rappresentano che ci può essere un inizio di un sentimento, di una storia d'amore, di un lasciarsi andare ai sentimenti, di un'intensità, come dire, ecco, che poi diventa partecipata, perché con il 10 di denari, vedi, qua abbiamo il tronco, gli anelli, no? Quindi di una relazione anche duratura, anche che si confronta con quella che è la società, ok? E poi abbiamo l'otto di spade. Attenzione, che sembrerebbe che le intenzioni di questa persona sono, come dire, ecco, incontrovertibili. Significa, si arriva, l'otto di spade è come dire, ecco, non c'è altro, non ho altre vie d'uscita, cioè questo è nient'altro più. Più che, diciamo, ecco, le intenzioni, come dire, ecco, spontanee, sono, mi rendo conto in questo momento, come se io non ho altre possibilità. Mi viene in mente in questo caso quando una persona, anche se non sa che cosa sono per esempio le fiamme gemelle, no? Che si rende conto di essere incapace di amare, come dire, così come ama e non ama allo stesso tempo il proprio gemello, cioè le cose sono totalmente imparagonabili, per cui uno dice vabbè, arrivo davanti, come dire, ecco, a, non dico a un muro, ma a, non c'è altro, come dire, ecco, non c'è altro, questo non è, come dire, ecco, una possibilità. Quasi uno la vive come un mandato di, non dico un mandato di cattura, perché poi l'otto di spade è anche la carta della prigione, quindi se c'è in questo senso, come dire, ecco, un mandato, come dire, animico, internazionale, tipo l'FBI, no? Ovviamente questa persona, le intenzioni sarebbero ancora, magari sono vissute come non una totale libertà, quindi magari, ecco, come una... con l'ansia, certamente, ecco, con l'ansia della riuscita, ma l'idea sarebbe quella. L'idea sarebbe quella della felicità, dell'amore, della famiglia, della casa, di mettere radici, di fare delle cose insieme molto 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 importanti, come dire, ecco, di stare anche a lungo e di anche togliere tutto quello che non va, perché poi qua abbiamo un tronco, come dire, ecco, che non tiene conto di questi legami familiari, per esempio, che al momento potrebbero essere ostativi. Vediamo un po' quanto tempo è passato. Beh, io direi di tirare giù due carte, perché le avevo tirati fuori questi oracoli per utilizzarli in questa stesa, e quindi mi dispiacerebbe anche, come dire, ecco, non tenerne conto. Eccola qua la carta, qui c'è l'alchimia. Ok, quindi tra voi due c'è un match, come ci può essere tra il sale e l'acqua del mare, giusto? È necessario, non ci può essere l'acqua del mare senza il sale. E come dire, ecco, anche il miele che non è zuccherato, come dire, che non è dolce. L'alchimia è proprio questa cosa qui, fare matchare. L'alchimia è anche magia, no? Cioè, creare quelle condizioni per avere la vita che uno veramente desidera. Quindi si guarisce andando in quella direzione lì, no?
avendo chiaro anche quello che uno desidera, ma sembrerebbe che questa persona le intenzioni ce le abbia molto chiare. Bisogna vedere tu che ne pensi. Sono successe, c'è stato un qui pro quo, malinteso, farete pace, dai. Ok, vediamo cosa c'è qua. Ecco, lo ierofante, la lealtà, la gentilezza, ecco la guida. Quindi abbiamo qua una carta che simboleggia anche il segno del toro, quindi dell'abbondanza, delle radici potrebbe anche significare per qualcuno di voi, persino un nuovo matrimonio, per esempio, se questa persona era sposata e risposata tu. Comunque ecco una promessa sicuramente ecco di lealtà che va al di là, come dire, ecco veramente dei vincoli giuridici, perché è più un vincolo di fedeltà, di lealtà, un patto. Che orienta tutta la vostra vita, quindi direi che per quello che dicono le carte siete anche, come dire, con una coppia, due persone, come dire, prescelte, non so come dire, ecco, speciali. Qualcuno potrebbe essere anche in una relazione animica di fiamme gemelle, ma fondamentalmente quello che si percepisce è che tra voi c'è qualcosa di veramente particolare, privilegiato, insostituibile, ma anche lui questa cosa l'ha capita, non so tu, ma lui l'ha capita. Va bene, grazie per avermi scelto, fatemi sapere se vi va, come vi risuona, per chi sente che questa stesa potrebbe essere la propria, vuole capire meglio come stanno le cose, potete chiedermi le info per un consulto e decidere poi se farlo, per capire quindi le vostre circostanze specifiche. Ovviamente like, l'ho detto, se il video vi è piaciuto, commentate e noi ci lasciamo con i nostri mantra. Ti amo, grazie, mi dispiace, perdonami, lo ponopono incessante per il nostro gemello. Grazie universo perché mi dai esattamente ciò che credo di meritare, la gratitudine, la chiave dei miracoli. La vita ti ama, ma la vita vi amo anch'io. Baci a tutti quanti e ovviamente vi ricordo, anche se non lo recitiamo come finale, diciamo ecco il mantra per la ferita di tradimento, 3 volte al giorno per 21 giorni. Un bacione, alla prossima, vi voglio bene, ciao.